Resoconto dell'ultimo consiglio comunale dello scorso 30 marzo a Vallo della Lucania, il consigliere di opposizione Pietro Miraldi spiega in un'intervista come è andata. Il 30 marzo era un sabato ed era il giorno ultimo per approvare il bilancio preventivo del 2019. E invece furono approvate soltanto le tariffe, TASI, IMU, eccetera, perché quelle vanno approvate comunque entro la scadenza del bilancio preventivo. Io chiesi sia al responsabile del bilancio, che è l'avvocato Sansone Celestino, e sia al delegato al bilancio, e sia al responsabile dei servizi finanziari a che punto fosse l'approvazione del bilancio. E loro mi dissero: no, allora non è possibile approvarlo perché purtroppo non siamo pronti. Al che dissi: come al solito, ogni anno vanno non è proprio il bilancio entro la scadenza. Il 10 aprile, quindi torniamo al 10 aprile, vedo che sull'albo pretorio avevano pubblicato l'approvazione del bilancio in giunta. Datato 30 marzo, quindi il 30 marzo mattina facciamo un consiglio comunale e il bilancio non è pronto. Il 30 marzo sera alle 19:30 convocano una giunta per approvare il bilancio, al che a me mi sa di strano perché poi alla fine vanno a pubblicare sull'albo pretorio con data 8 aprile, data 5 aprile, però visibile l'8 aprile, i documenti del bilancio. Hanno convocato il consiglio comunale per il 9 maggio, quindi il 9 maggio Vallo approverà il bilancio preventivo scadente 31 marzo. Allora, io mi chiedo, è possibile questo ogni anno? Cioè, perché ogni anno bisogna approvare il bilancio sempre in ritardo? E è per evitare la diffida del prefetto, diciamo che il bilancio è stato approvato in giunta. Il bilancio in giunta non è stato approvato, se non tardivamente. E quindi, e poi alla fine, io ancora non ho visto, appunto, il bilancio, perché è stato dato questa mattina il CD, avremo questo consiglio comunale il 9 pomeriggio alle 16:30, dove per un'ennesima volta non sarà presente nessuna TV. Questa è una cosa già dal primo consiglio comunale, che anche nel programma della lista Vallo al Centro, come anche nel programma nostro, c'era quello di fare una diretta anche streaming oppure anche registrata, volendo, perché è giusto che i cittadini ne vengano a conoscenza. Noi avremo quest'altro consiglio comunale il 9 maggio, dove si approverà il bilancio, che penso che è uno dei consigli più importanti per un'amministrazione, perché si vede quello che uno vuole fare nel corso dell'anno e il cittadino non è a conoscenza. Alle 16:30 penso che nessun commerciante può partecipare, nessun professionista può essere presente e quindi i cittadini sono sempre messi fuori. Spesse volte si fanno il sabato mattina alle 9, quindi è vero che bisogna trovare un orario che fa comodo a tutti, però penso che se è possibile trasmetterlo anche in diretta Facebook, anche in diretta, insomma è una cosa che è buona, come fanno tutti quanti gli altri comuni, anche i comuni molto più piccoli di Vallo. Quindi approveranno questo bilancio il 9 maggio e sono curioso pure proprio di andare a vedere che cosa stanno immaginando per Vallo. So che ogni tanto fanno qualche manifestazione, tipo quella del 27 aprile, che sono alcuni cantanti che verranno qua, zero pubblicità, non so nemmeno come al solito, ieri pure sono due autobus in piazza, i negozi erano chiusi e quindi vengono persone e non sanno nemmeno dove e che cosa vengono a fare.